Il salone Gitando.all alla Fiera di Vicenza, forte di circa 300 espositori, giunge all'edizione 2014, la sesta, nel segno dell'accessibilità, ma pure pensando a tutti coloro che soffrono di qualche problema, come per esempio le intolleranze alimentari, con un meeting dedicato, e le cosiddette categorie deboli, ovvero anziani, bambini, gestanti. Una rassegna che vuole soprattutto sottolineare il ruolo dell'accoglienza quale obiettivo culturale, strategico ed economico per un settore in significativa crescita. Gitando.all è l'unica fiera in Europa a dedicarsi in modo esclusivo al tema del turismo accessibile. Questo ci permette di essere anche in grado di attrarre qui a questa fiera tantissime rappresentanze di regioni italiane ma anche estere. Quindi siamo diventati un vero punto di riferimento su un argomento che richiama l'attenzione di circa 80 milioni di persone in Europa che per vari motivi hanno delle esigenze particolari. Che effetto ti fa visitare rassegne come questa? È una sensazione bellissima perché veramente si entra in contatto con tantissime realtà diverse e siamo tutti uniti per un unico fine, che è quello proprio di rendere agibile tutti i posti meravigliosi che sono qui nel nostro paese. È veramente una sensazione stupenda. Il turismo accessibile vuol dire i turismi con fabbisogni diversi, vuol dire rendere possibile quello che diciamo è entrato nel paniere dei beni rinunciabili dell'uomo e quindi ciò che veramente migliora la qualità della vita, che è il viaggio per ricreazione. Ecco, noi qui cerchiamo di avere un marketplace, una piattaforma per la domanda e l'offerta di un settore che anche oltre che essere civile e straordinario dal punto di vista proprio della civile coabitazione delle persone, è anche economicamente molto rilevante.